Sandro Alessi, Radio Palcoscenico, nei nostri formati chiaramente internet, radiofonici, eccetera. Siamo tornati al Teatro Tirso per il ritorno in scena del nostro regista preferito, il nostro autore preferito. Lui è uno dei più fecondi, tra l'altro, perché vedo che stai lavorando tanto e la cosa mi fa molto piacere. Salvatore Scirè, ciao Salvatore. Ciao Sandro, finché gliela faccio, la voce già me la so giocata, quindi E vabbè, perché? Beh, ho finché visto, sai qual è? reggo. Penso perché siano tanti interpreti e hai dovuto spiegare Ho tanto. dovuto spiegare il tempo. Giusto, beh, un po' di No, voce è rimasta, però, comunque, dai. no, comunque stasera debuttiamo con questa commedia che io amo particolarmente perché la ritengo una delle cose più divertenti che ho scritto. È una commedia che chiaramente, come sentirai, ha una datazione vaga, anche se vaga. Diciamo che siamo intorno al 2008-2010, quindi i riferimenti socio-politici sono di quell'epoca lì, però io cambia, cioè, non... ci divertiamo e speriamo che la gente si diverta, insomma. Beh, tra l'altro, dopo quel, diciamo, l'ultimo spettacolo Eros, ritorni un po' al tuo, diciamo, spettacolo preferito, un po' Esatto, ironico, un po' la la commedia commedia divertente. brillante, poi questa è particolarmente piena di significati e anche di sorprese finali che poi alla fine succede di tutto che uno non se l'aspetta, insomma. Però non abbiamo detto ancora il titolo. E il titolo è Cocktail di scambi, ma Non di non è scampi. quello che... No, di scambi, ma non è quello che pensate. Bisogna venire a vedere a teatro, è Perché gli vero. scambi comunque ci sono di situazioni, E non quelli ferroviari. non quelli ferroviari, Allora, esatto. andiamo a conoscere un po' gli interpreti. No, Ecco, chi ci allora, presenti? la Allora. nostra perla è Marina Vitolo. Marina, Più ben che perla, trovata. la tollo proprio. Allora, noi vorremmo adesso piano piano dai personaggi cercare di ricostruire in maniera larga, diciamo, quello che succederà sul palco e la commedia. Vabbè, è facile. Io ho un personaggio che tutti nella vita prima o poi hanno incontrato. Chi non ha una vicina invadente e rompiscatole? Chi non ce l'ha? E io sono quella, una vicina invadente e rompiscatole, però diciamo che anche in determinate situazioni è stata anche risolutiva. Ecco, questo posso È dire. importante questo risolutiva, Sì, quindi risolutiva, sì. ricordatevelo, quando venite a teatro. Risolutiva, esatto. Non è difficile, risolutiva, ripetete con me. Risolutiva. Ecco, questo è un esercizio di italiano. Ma lei ha una faccia conosciuta. No, 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 sarà una forte somiglianza, io non sono mica, cioè, non sono nessuno. Ma no, io mi pare che l'ho già visto in televisione, è un attore. Ah, lei ha fatto 250 vetrine, la prova Ovulpo 24. No, no, signore, non faccio l'attore, faccio altro. Ah, politico, No, dai. quando mai? Ma signora, io sono un impiegato, lavoro alle pagine gialle, ecco, le pagine ragioniere. È contabile di concerto, sì, quarto livello, poco più che conoscete. Eppure ci avrei giurato di No, non giuri mai, signora. Io mi ci avrei messo la mano sul fuoco. Ma quello della mano sul fuoco ha fatto una brutta fine. E a proposito di italiano, ecco l'italiano Pier Bresolin, che io saluto Ciao Sandro, subito. L'onorevole. L'onorevole, sì, è al centro di questa vicenda, di questi scambi soprattutto, ed è un politico in carriera che ha però un po' di intrallazzi, non dico di che tipo, ma insomma questi scambi di favori cerca di gestirli ovviamente sempre a suo favore. E a me piace assai. Sono cose che capitano nel mondo politico, no? Ma Vabbè. così, raramente, per No, carità. raramente. Casualmente, casualmente. Non aggiungo altro. Bene. Allora, Continuiamo, procediamo, facciamoci la scelta. passo di Presidente, qua. Mi Presidente, possiamo. vedi? Ok, siamo Io qui. presento Giulia Morgani Giulia, nel suo benvenuta ai nostri splendore. microfoni. Buonasera, buonasera. Allora, parliamo del tuo personaggio. Io sono una ragazza che ha un fidanzato, diciamo, importante, ecco. Non è proprio amore, ma c'è tanto gioco e qualche interesse in ballo. E non dico E beh, qui altro. iniziano quindi i vari incastri amorosi, le varie. Ho capito. Comincio a capire, comincio, ma non so se alla fine riuscirò a capire. Taglio con te e mi trovo un nuovo fidanzato.
fidanzato. No, 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 aspetta, aspetta, amore, io queste cose non le voglio sentire nemmeno per scherzo. Dai, adesso troviamo subito un buon contatto per farti fare delle fiction. Tanto per fare quelle non occorre saper recitare. Così mi piace. Sto per dirlo di Palumbo. E tu lo sai che io non riesco a dirti di no. Falco nella notte. Gazza ladra. Poi c'è Claudio Lo Savio che fa un ruolo, diciamo, misterioso. Io non vorrei dire quello che fa perché se no sveliamo qualcosa, però Claudio, no, che deve starsi poverino, poverino, no, so, qualcosa dici, insomma, certo, ogni tanto. Claudio Lo Savio, alias Omar, io sono l'amante, diciamo, di Orsola, che è qui con noi, la portaborse, e diciamo che faccio di tutto per non farmi riconoscere e poi alla fine ci sarà un colpo di scena. Ti riconoscono? In qualche modo. Emma si è presentata a casa su cetriolo. Sono zizzotto! È vero? Che è sta cosa di usare il zizzotto? Sono zizzotto! Insomma, il monsignore Omar è il mio amante segreto. Allora, è lei il famoso Omar? Paesano, tra l'altro, siciliano. Aspetta, come me. Di Milano? Di Milano. Lui Bolzano. Bolzano. Giacomo Palmeri, che fa addirittura tre ruoli. Tre ruoli, tre ruoli che però volutamente si somigliano, poi capirei il perché. Lui simboleggia il raccomandato in generale, quindi farà tre ruoli che in tutti e tre i casi lui chiede una raccomandazione all'onorevole. Questo lo so. Una vita tranquilla quella del raccomandato. Sì, tranquillissima, anche perché non ho capito ancora quale personaggio, però faccio il portiere. Dello stabile dove l'onorevole c'ha questo piede a terra, poi faccio il pompiere e il fotografo. Tutte e tre cercano raccomandazioni con l'onorevole. L'archetipo, capito? E l'onorevole si dà, insomma, è abbastanza magnanimo. Vabbè, un bel, diciamo, tre personaggi e quindi uno spettacolo un po' faticoso anche da parte tua, ecco. Abbastanza. Cambi, scambi. Impegnativo. Esatto, impegnativo. Ok. Allora, beh, io lei la conosco, quindi Valeria Palmacci. Ciao Valeria. La moglie dell'onorevole. Ma lo potevo dire? Ma qui svegliamo tutto. Presentati, come dici quando ecco. Cerchi tuo marito. Ma devo presentarlo parlando in italiano? No. Ando sta che io porco da marito mo. Sì, assai, porco da marito mo. Quindi sono ufficialmente la moglie dell'onorevole, ma non parlerò italiano. Comunque, fa parte del personaggio, quindi un bel personaggio creato per Valeria. Un personaggio carattere, diciamo, con l'obiettivo di strappare una risata in più. Bene, grazie Valeria. Oh, e arriviamo. Poi... E poi ha curato anche i movimenti coreografici. Beh, sappiamo grande. Che Valeria, insomma, a livello di danza. E arriviamo ad Antonella Arduini. Anche, sì, ecco, ho detto io adesso. Ciao Sandro. Allora, Antonella, vediamo un po' il tuo personaggio, insomma, in questo cast così nutrito. Allora, il mio personaggio è Orsola. Io sono una devota portaborse dell'onorevole. Devota, eh. E però anche io, insomma, qualche scheletruccio ce l'ho, che si scoprirà alla fine. Quindi è un personaggio simpatico, insomma, molto ci si è impegnato l'autore, secondo me, ha avuto una bella fantasia, sì. Bene, lo vedremo sicuramente. E allora, eccoci qui. Antonio Coppola. Antonio Coppola, ciao Antonio. Ciao, piacere. Che ci dici, Antonio? Che io sono Ascanio. Ascanio. Vorrei fare un saluto alla signorina, perché poi nessuno dà re. Dopo la ricorderemo. Ascanio è uno dei portaborse ed è un personaggio, secondo me, importante, perché rappresenta il confine sempre più confuso, secondo me, tra il bene e il male. Cioè, tra l'ingenuità e chi invece poi sta nel pieno dell'approfittamento del bene pubblico, quindi non si capisce, secondo me è ingenuo Ascanio, però poi alla fine manco un beh, po'. È libera interpretazione, dipende da chi lo guarda il personaggio. E infine Dulcis in fondo, Silvano Vecchio, che fa, te lo dice lui, l'amministratore severo, bel personaggio l'amministratore di condominio, insomma, un tranquillo severo però
Non si sa. Non si sa, succede pure lì qualcosa, qualcosa di anche lui c'ha. Inenarrabile. Inenarrabile. Inenarrabile, accidenti. E qui ne succedono veramente delle belle. Allora, Salvatore, abbiamo conosciuto tutti gli interpreti, la cosa ci ha fatto molto piacere, ora non ci resta altro che sederci, per quanto mi riguarda, ci riguarda, sulle serie del Teatro Tirso, invitare i nostri amici che ci vedono e che ci ascoltano, quindi quello è importante, perché voi sarete fino al 22 maggio. Fino al 22 maggio, fino a domenica prossima, quindi una settimana completa facciamo. Ricordiamo Cocktail di Scambi, io salutiamo Isabella al di là della telecamera. Isabella, ciao! La ringraziamo, ciao, come grazie, al solito. E io saluto tutti voi e dico la fatidica frase: in bocca al lupo, e voi rispondete: viva il lupo! Debbie. Abbiamo detto tutto, un saluto e arrivederci a presto. Grazie.